un'associazione di volontari nata con lo scopo di sostenere e promuovere in Sardegna la prevenzione e la cura del tumore al seno. Camminare al fianco di chi sta vivendo un problema serio, personale e familiare, e al tempo stesso accompagnare le donne verso la consapevolezza, quindi verso la prevenzione. Questo è ciò di cui si occupa l'associazione Sinergia Femminile di Cagliari. Progetti che diciamo sono di due tipi, uno relativo alla prevenzione e quindi organizziamo ad esempio tutti gli anni per la giornata della festa della donna, l'8 marzo, una giornata di prevenzione in collaborazione con il reparto di senologia dell'azienda ospedaliera Abruzzo e invece una giornata di prevenzione presso l'ospedale oncologico con il reparto diretto da dottor Moreno. Le donne purtroppo abbiamo un grande limite, quello di non avere mai tempo per noi, dedichiamo tutto il nostro tempo agli altri, ci sono i figli, c'è il nostro compagno, ci sono i genitori, insomma ci sono tutti gli altri, noi veniamo sempre per ultime. Ecco, invece siccome è partito anche lo screening regionale, quindi io colgo l'occasione proprio per fare un appello alle donne: andate a farvi controllare quando state bene, quando non sentite nulla, perché in quel caso se ci dovesse essere un tumore sarebbe talmente piccolo che veramente con un intervento assolutamente non invasivo si elimina il problema e si evita quindi un percorso invece molto più lungo e molto più complicato. L'associazione Sinergia Femminile è accanto alle donne operate al seno a 360 gradi e in molti aspetti della vita, oltre la malattia, nel tempo libero e nello sport, come il canottaggio per esempio, grazie alla collaborazione nata tra Sinergia Femminile e il team Kayak Onlus. Io soprattutto mi occupo delle donne che dopo aver avuto il percorso di malattia hanno deciso di affrontare un'attività sportiva come quella della canoa polinesiana. Noi abbiamo formato sulla scia di un movimento mondiale anche a Cagliari un equipaggio di donne operate al seno che vanno in canoa. La nostra associazione si occupa anche di organizzare delle giornate con visite gratuite in collaborazione con i medici dell'ospedale Abruzzo e del centro oncologico, proprio per coinvolgere, appunto facendo delle visite gratuite, anche donne che in altre situazioni non riescono ad accedere a questo tipo di servizio. E quindi sì, organizziamo queste giornate e non solo, poi abbiamo anche facciamo delle raccolte fondi con manifestazioni varie, la più importante è la festa del cuoco, ma abbiamo organizzato dei tornei di bridge, il cui incasso è andato all'associazione, insomma, ripeto, tutta una serie di iniziative che sono finalizzate all'acquisto di strumenti e di macchinari che sono stati poi donati ai vari ospedali di Cagliari.